Bentornato nel mio canale YouTube. È buio o chiaro oggi? Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è mercoledì 21 luglio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. In mente solo le vacanze e il relax. Relax o viaggio, magari un piacevole mix di entrambi. Come tutti le vacanze le amate molto. Sono il vostro approdo sul pianeta del sogno o il regresso nell'utero materno, dove galleggiavate felici, aspettando di vivere. Esattamente quel che fate ora già in ferie, con la complicità di astri amichevoli, Giove in Trigono e Mercurio nel segno. Con tutta calma, come piace a voi, vi muovete, da soli o in compagnia, godendovi straordinarie chicche d'arte e di natura, gustate cenette tipiche con gli amici, scambiate opinioni. Ma vi prendete anche bei momenti di solitudine per leggere, rilassarvi, ascoltare la musica del mare o del vento, immobili come tartarughe al sole, o se preferite un asceta immerso nella meditazione contemplativa, mentre la vostra anima lavora, riceve impressioni sensoriali, le leviga come diamanti e le chiude nei vostri forzieri. Al momento buono saprete che farne. C'è un forte sentimento che si esprime attraverso la concretizzazione di un rapporto che potrebbe far nascere nuove coppie. I rapporti di coppia sono in miglioramento e c'è una discreta fedeltà nelle coppie. Romanticismo e amore. Novità, lettere, telefonate, incontri piacevoli. Strana giornata. Disagi a causa di altre persone. Meglio fare le cose da solo. Avrete ottime garanzie da parte di legali e notai. Fate affidamento però sulle vostre capacità di discernimento per capire ciò che è più opportuno per voi. Buone notizie in arrivo da persone che non si vedono da tempo. Dovresti cercare nella giornata di oggi di vivere secondo il tuo abituale modo e non quello che gli altri vorrebbero. Del resto cercare di essere sempre se stessi è salutare e fonte di soddisfazione. Notizie in arrivo per posta per i nati di lunedì e sabato. Vi viene riconosciuto un diritto e la notizia vi farà piacere. Poche opportunità in amore, con il vostro partner avrete qualche discussione di troppo. Ma passerà. Mettete da parte quello che potete oppure in alternativa limitate le spese. In seguito potrebbe tornarvi utile aver risparmiato qualcosa. Per molti oggi sarà meglio restare a casa per la serata, inconvenienti e una serie di imprevisti potrebbero caratterizzarla. La vostra credibilità potrebbe subire un colpo a causa di alcuni pettegolezzi che si vanno facendo sul vostro conto. Sbarazzatevi al più presto di questi pettegolezzi e cercate di scoprire da dove provengono e a cosa mirano. Oggi potrai guadagnare più del solito. Ottima forma fisica e mentale. Non mostrarti insicuro in amore. Se hai da dire qualcosa, dillo. Siete troppo gelose. Moderatevi e cercate sempre di capire le ragioni degli altri e non aggreditelli. In fondo può capitare a tutti di sbagliare e il perdono è dovuto e sacrosanto. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. Stimolanti occasioni in amore. Per nuovi rapporti o riappacificazioni, se appartenete alla terza decade. Periodo molto sereno in campo sentimentale. Questa fase della settimana vi vede un po' in fibrillazione, probabilmente per via delle tante incombenze quotidiane e professionali, non ultimi gli impegni pratico-familiari che avete accumulato. La forza della serenità emotiva e del benessere psicofisico, la Luna, è in angolo moderatamente positivo dal Sagittario e vi invita quest'oggi a non abusare delle vostre energie. Chi è nato nella terza decade, complice il transito benefico di Nettuno nell'amico segno dei Pesci, conosce e si appassiona a nuovi argomenti che allargano la dimensione mentale, spirituale, filosofica. Potrebbero tornare a galla eventuali problemi di coppia, è arrivato il momento di risolverli definitivamente. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle premieranno la creatività. Largo alle trattative, potreste uscirne vincitori, ma ci sarà da lottare. Cari cancretti, oggi potrebbero tornare a galla problemi nella vostra relazione che erano stati lasciati in sospeso. È giunta l'ora di risolverli.
Dal punto di vista lavorativo, è premiata la creatività. Se non avete ancora raggiunto esattamente il vostro stato di serenità mentale, allora dovrete cercare un modo alternativo, perché quello che state sperimentando non ha avuto successo. Inutile accanirsi, quando le cose non funzionano. Sarebbe opportuno accettare quello che accade, specialmente se non potete controllarlo e se certi risultati non dipendono da voi. Il vostro cuore e le nostre spalle saranno molto più leggere, se terrete a mente queste semplici regole. Sulle relazioni in gioco tra la Luna e Saturno nulla da ridire, non vi riguardano. Molto di più invece la quadratura che la bianca signora lancia verso il vostro acquatico amico Giove, in segno d'acqua come intrigono al vostro, abitato da Mercurio. Fa da intermediario Urano che, equidistante dall'uno e dall'altro, facilita le comunicazioni fungendo da ponte. Amore ed Eros, d'amore non si parla e di sesso nemmeno, in compenso le amicizie vanno fortissimo, soprattutto quelle gestite da lontano sui social, un mare di promesse e carinerie in attesa di potervi incontrare di persona e magari farvi un bel viaggio insieme. Contagi permettendo. A causa del vostro orgoglio potreste perdere davvero qualcosa di importante. Mostrate tutta la vostra capacità di essere carini e gentili, e pronti al dialogo, il resto verrà spontaneo. Fiducia in voi stessi. C'è bisogno di comunicazione, di un contatto più ravvicinato con la vostra dolce metà quest'oggi, maggiormente se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di giugno al 4 luglio. Se invece appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno, godete del contributo di Eros che Sole, Nettuno vi regalano e sperimentate notti bollenti, con il partner fisso o occasionale che sia. Lavoro e denaro, giornata impegnativa sotto al profilo professionale, doppiamente se vi siete appena laureati e ora capi e colleghi ora si aspettano di più. Vero, avete una bella testa e lo avete dimostrato in vari frangenti, parlate bene un paio di lingue straniere, in viaggio vi districate a meraviglia e sul lavoro sapete il fatto vostro. Ma avete ancora bisogno di un sostegno, un riferimento a cui esporre i vostri dubbi e da cui ricevere. Discussioni con i colleghi su questioni di mansioni e di ruolo, ancora una volta vi tocca venire a patti con i vostri ideali, i principi da un lato, la realtà dei fatti dall'altro. In questa giornata saranno favorite le relazioni sociali, quindi se lavorate con l'estero o comunque vi occupate di esportazioni, riuscirete sicuramente ad ottenere prezzi vantaggiosi e condizioni interessanti. Un momento di stanchezza in ufficio è superato dalla vostra capacità di spezzare la monotonia con l'inventiva e la fantasia, che Nettuno, se siete nati della terza decade, vi dona. Anche se il vostro lavoro non offre tante scappatoie all'estero, voi riuscite a trovarle e a divertirvi. Benessere, felici e contenti in vacanza, vicino all'acqua, dolce o salata che sia, ritrovate le vostre radici, la vostra anima bambina, come se galleggiaste in un ventre materno senza problemi e senza pensieri. Sereni in viaggio con amici o quasi pronti a partire, ultima settimana di lavoro e poi bye bye, finalmente passerete il testimone, pronti a godervi un itinerario studiato in dettaglio e curatissimo su vari fronti, arte, natura, enogastronomia, intrattenimento, insomma ce n'è per tutti i gusti. Il nervosismo potrebbe ostacolarvi durante la giornata. Pensare troppo a volte fa male, quindi dovreste essere più propensi ad uno stato d'animo sereno nonostante le difficoltà e le avversità. Per lei, pigre chiacchiere con le amiche, già sotto l'ombrellone o in ufficio tra un'incombenza e l'altra. Infiniti gli argomenti, vacanze, ideali, sogni, la politica, la sanità. Altro che cancerine taciturne, quanto parlate. Per lui, entusiasti del viaggio appena effettuato o che state per compiere, un piccolo miracolo dopo tutti i problemi sanitari e lavorativi di quest'anno, che magari torneranno di nuovo. Ci stanno già provando, ma alla vostra isola felice non rinuncerete, ne avete bisogno per sopportare il poi. Colore delle emozioni, indaco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video,
Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.